Per parlare di testi di canzoni ci vuole una certa atmosfera, per cui ecco un'atmosfera notturna. I testi delle canzoni non si possono insegnare a scrivere, nessuno vi insegnerà mai a scrivere una melodia o un testo, però si può molto apprendere certe tecniche e soprattutto come affinare il proprio stile, anche ispirandosi molto a quello che accade intorno e anche ispirandosi molto nel leggere quello che più vi piace, sia da un punto di vista letterario, libri, romanzi, ma anche dai giornali, dalle riviste, da quello che accade nel mondo, da quello che accade dentro di voi anche in relazione a quello che succede nel mondo. Questi sono anche i testi delle canzoni. I testi delle canzoni sono qualcosa che rappresenta noi stessi e si esprime dalla nostra anima esterna, ma sono anche un modo per convogliare le persone a cui arrivano queste parole e fare in modo che esse si aggreghino. In questo caso io li chiamo i testi aggreganti, quelli che uniscono le persone. Ma potrei farmi un esempio, che è una canzone mia, io vagabondo, è un testo aggregante, è un testo che cantano tutti. Sono quelle canzoni che diventano degli inni perché le persone, la gente, è riuscita a captarne la popolarità. Essere popolari non è un difetto, è un grosso pregio. Arrivare al cuore della gente è un grosso pregio. E questo è quello che conta nei testi delle canzoni. Però adesso io voglio analizzare con voi un testo che mi piace molto, che non è mio e si tratta della sedia di Lilla Le gambe inesistenti e una piaga sulla bocca che seccava il suo sorriso, mi parlava rassegnato, con la lingua di chi spera, di chissà che è prenotato, sulla sedia di e adai non ho studiato niente lo do sempre a braccio istinto per cui scelgo delle cose che mi piacciono e vediamo cosa ne salta fuori in fondo è un po come scrivere i testi delle canzoni va sempre un po a caso a volte ci viene un'idea a volte non ce ne viene ma io volevo eh, raccontarvi questo testo per capire come lui lo ha scritto e probabilmente siccome sono certo anzi probabilmente sono sicuro che sia una storia che lui ha vissuto personalmente ma è stato bravissimo nel traslarla in questo modo così eh, duro, violento e nello stesso tempo romanticissimo intanto lui comincia subito con una descrizione di una situazione Stava immobile nel letto con le gambe inesistenti, per cui, già di una persona che ha avuto un incidente, una malattia. E qui insiste, è una piaga sulla bocca che seccava il suo sorriso. Mi parlava rassegnato, con la lingua di chi spera, di chi sa che è prenotato sulla sedia di Lillà. Ecco già queste prime quattro righe sono micidiali, perché in quattro righe Alberto ci racconta, ci dice. Dello stato fisico e psicologico di una persona che sarà condannata a vivere su una sedia a rotelle. E qui è terrificante come inizio, però naturalmente quello che conta moltissimo qui è il contrasto con la melodia e col suo modo di cantare, come la rende invece una cosa che addirittura sembra soave, perché è molto sonora poi. Ogni volta che rideva si stracciavano le labbra. E il sapore che ne usciva era di stagione amara. Le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara. Qui diciamo che lui prosegue il racconto della descrizione di questa persona, mettendoci ancora più potenza in queste parole molto crudeli che descrivono il suo stato psicofisico. Adesso addirittura questa persona... Questa persona che è in questa stanza, in questo stato molto provato, parla e dice, penso troppo al mio futuro, ripeteva delirando, penso troppo al mio futuro, penso troppo e vivo male. Penso che fra più di un anno cambieranno i miei progetti. Penso che fra più di un anno avrò nuove verità. Ma tu non farmi questo errore, vivi sempre nel momento, vivi sempre. Coglie il giorno e tanto amore, coglie i fiori di Lilla. E qui la bravura di Alberto è quella di rimettere i Lilla, no? che poi sono il titolo della canzone, che già è un, di per sé una potenza, la sedia di Lilla. No? Per cui lui è bravissimo anche nel riportare il titolo, cioè una, una parte del titolo, in questo finale di inciso. Questa è una tecnica molto raffinata. Devo dire che in questo album tutto, di cui vi parlerò ancora, quando capiterà, Alberto Fortis ha praticamente scritto dei testi capolavoro, tutti, tutti di una bellezza assoluta. Ehm, andiamo avanti. Il persona ricomincia a parlare, quanti amici hanno tradito, continuava innervosito, quanti amici hanno tradito per la causa dell'amore. Sono andato a casa sua, sono andato con i fiori, mi hanno detto che era uscito, che era andato a passeggiare. Ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra non voleva stare sulla sedia di lì. Allora diciamo che il finale è eh, insomma, bello tosto, perché questa persona si uccide perché non vuole eh, che il suo destino sia di essere condannato a vivere su una sedia a rotelle. Questo non credo che sia accaduto nella realtà, qui Fortis probabilmente ha messo anche molta parte di buona fantasia, l'ha voluto rendere ancora più, tutto più potente. Ecco, diciamo, questo è l'esempio di un testo che ha eh, diversi significati. Il primo è quello di una canzone che ti fa pensare. E che ti mette addosso una, dolce, una violenza anche dolce, perché ecco quello che dicevo prima: no? cioè non è che un testo si può analizzare da solo e decidere che quel, quel testo. Questo testo è perfetto perché c'è una musica perfetta e c'è anche la vocalità di Alberto che la fa diventare perfetta. Per cui sono tre elementi che non possono sfuggire l'uno all'altro, perché un testo diventa potente anche per chi la canta. Se questa canzone, questa stessa canzone l'avesse cantata dico una sciocchezza, l'allo di Dick Dick, che è un grandissimo cantante, non sarebbe stata la stessa cosa, qui ci voleva Fortis. Allora, ricordiamoci sempre che, questo, per esempio, nel caso della sedia di là c'è una potenza poetica spaventosa, una storia di una crudeltà terribile, raccontata in un modo eh, come se fosse un dipinto, questo è un quadro, dipinto, con dei colori, ecco, eh, tipo un... Un pittore spagnolo del, del, 1500, del 1400, cioè questi colori sul nero, blu, viola. Questa è la sede di Lilla, per me. questo naturalmente è una mia, una mia, un mio modo di interpretarlo. E direi che a questo punto vi saluto lasciandovi con la sedia di Lilla. Ciao ogni volta che rideva si stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito. Da una goccia molto chiara. Yeah.